Però è un giocatore, insomma, sì, che abbiamo visto da quello che abbiamo visionato, insomma, è un giocatore che a noi può far comodo perché c'è quella certa aggressività che è importante, insomma. Poi i difensori argentini, insomma, come nazionalità sono giocatori che si adattano bene al campionato italiano, no? Rispetto anche altri giocatori di altre nazionalità, quindi ci è sembrato, insomma, un giocatore che può fare al caso nostro, insomma, che ci darà una mano, un destro. Buono, un giocatore che sente sempre l'uomo, abbiamo visto, insomma, abbiamo valutato, insomma, certe situazioni, anche da palla da fermo, uno sempre che sta attaccato all'uomo, comunque, quindi un giocatore che può fare a caso nostro, insomma, insieme a tutti gli altri, ecco. Ci sono novità sul transfer, mister? No, Probabilmente questo, non no, arriverà per Firenze. no, io penso, sì, no, mi hanno detto che non lo so se è sicuro che per Firenze ci sarà il transfer, anzi penso che sarà difficile probabilmente. Anche però comunque lui è fermo dal 9 di dicembre, ha fatto l'ultima gara, ha detto, poi ha fatto sì qualcosa per conto suo, però in ogni caso è top, fermo, insomma. diciamo, da una ventina di giorni, insomma, può fare qualche cosa, però è fermo da un po', per cui magari credo che ci sarà un po' di Quanto riguarda gli altri qualche ragazzi, giorno da aspettare, dai, per rimetterlo a posto. Stanno quasi tutti bene. Sì, oggi sì, tranne sì, Zanon che non si è allenato l'ultimo giorno perché domenica, perché sabato ha preso una pallonata nel corso di una partitella e quindi stava col collo tutto, diciamo, c'era a collare, per cui non si è allenato, però credo che oggi dovrebbe riprendere. Adesso stanno arrivando piano piano, quindi non è che sappia bene ancora le condizioni dei ragazzi, ma fra poco facciamo una riunione col dottore, senti come stanno dopo, soprattutto Capodanno. Del nuovo difensore abbiamo parlato, sì, dell'attaccante. Vuoi parlare della Fiorentina, No, cominciamo sempre questo mercato, cioè qui. Te lo aspetti presto? Aspetta, noi ci stiamo muovendo, la società si sta muovendo, sai i tempi, insomma, che ci sono, che, insomma, non è che possiamo aspettare tantissimo, no, io credo. Però ci sono anche, come dire, oggettivamente delle difficoltà in generale nel prendere i giocatori, perché intanto non se ne muovono tanti, non è che ci siano tutti questi fenomeni in giro, insomma, no? Ecco, però secondo me ci sono delle difficoltà, perché ci sono delle situazioni che sono sempre in continuo evolversi, perché vedete voi pure anche per dire Selic che ha giocato, no? L'esempio del Pescara, ma anche altri giocatori che non li danno quando invece erano sul mercato magari qualche partita fa, 2 o 3 settimane fa erano sul mercato, adesso invece con una partita o due, il calcio è questo, cambiano le situazioni da una settimana all'altra, per cui non è semplice, c'è chi deve, scusate, c'è chi deve anche prendere una punta per poi rilasciarne una, che può essere a caso nostro, quindi tanti piccoli problemi che ci stanno, però certo io ho pazienza perché non è un problema, io ho già un gruppo e vado avanti così come ho fatto fino adesso. Poi è normale che prima della fine del mercato avremo, insomma, credo qualcosa. Sai che cosa ha deciso? Sai che adesso vediamo. Settimana, intanto si allena, lui sta bene, il ragazzo gode una buona forma, insomma, quindi l'ha dimostrato col Catania, è motivato. Cioè, voglio dire, lui è stato un ragazzo, scusami, parlo. Abbiamo discusso, però non ha ancora, ovviamente, non abbiamo ancora. No, che la preoccupazione è che hanno parlato del Riccardi che non parla inglese, lui non capisce italiano. Sì, no, 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 ma ti assicuro che si la cosa ci siamo capiti tutti e tre. Io sono arrivato anche con gesti, con cose, insomma, come ha visto qua il nostro Giancarlo che ha trascritto sul giornale mezz'ora di fitto con Diavolo di qua, di là. Chi ha che alza le mani, le cose, no, no, beh, io perché sono molto che gesticolo quando parlo, però, Però e leggi abbiamo però fatto il giornale, com'è? leggi però il No, giornale, ma ma ogni tanto, sempre, così, diciamo, ogni tanto. Sì, ma la sensazione qual è che possa restare, insomma, cioè, ancora È da dei vedere, ancora, io dubbi. questa è ancora Ancora. in evoluzione, credetemi, non posso dire più di tanto perché vogliamo vedere un po', insomma, le occasioni che ci si presentano e più anche i ragazzi. Dipende dalla volontà del giocatore, c'è pure l'orientamento della società per quanto riguarda Selic. No, il ragazzo è contento, ha spiegato, ha fatto le sue considerazioni riguardo a un periodo magari passato, perché anche con me, io sono onesto, non è che l'abbia subito messo in campo, però in ogni caso gli ho cambiato, per esempio, gli ho cambiato. Ho avuto un'intuizione, metterlo da seconda punta, ha fatto una bella partita col Catania, potrebbe essere quella magari il suo ruolo piuttosto che un esterno, anche perché c'è difficoltà anche da parte mia negli allenamenti per via del fatto che ci sono tanti giocatori, e questa è una cosa che ho chiesto anche alla società, ovviamente con tutto il rispetto dei ragazzi, di qualcuno
che possa anche andare a giocare, perché viene penalizzato, ci sono tanti esterni, insomma, in questa squadra, voi lo sapete meglio di me che avete visto la squadra nascere dall'inizio della stagione, ci sono tanti esterni che si fanno fatica, insomma, per il nostro modo adesso di giocare, ed è quello che voglio andare avanti fino alla fine della stagione, questo 4-3-1-2 che poi sia, ripeto, per cui ci sono effettivamente delle difficoltà di tanti ragazzi che si allenano, che però non puoi prendere in considerazione, che vengono penalizzati. Potrebbe essere sul mercato? No, c'è un giocatore che fa parte del gruppo, che ha fatto bene lì col Genoa, adesso è tutto da vedere, sono tutti sotto, cioè, tutti sotto esame, perché ci sono delle situazioni che il mercato, lo sapete meglio di me, insomma, delle giornalisti che ho fatto da tanti anni, cioè si presentano delle situazioni magari all'improvviso e quindi uno dopo valuta attentamente, come per tanti giocatori che poi invece si era cercato di prendere, poi magari cambiano, giocano una partita, ricambiano opinioni i loro dirigenti. Cioè, non ci sono punti fermi? Non ci sono ancora, non ci sono. No, non ci sono. Però io sto tranquillo, questo lo potete scrivere, io sono sereno e tranquillo perché ho il gruppo che ho visto che ha risposto molto bene in queste 5 partite, in questo mese e mezzo che ci ha portato fino a Natale, quindi a questa sosta delle feste, insomma, io credo che sono tranquillo, insomma, sono tranquillo con quelli che ho, i ragazzi che mi hanno seguito fino adesso, ci vado avanti ancora, non c'ho nessun problema, insomma, il gruppo è importante, noi faremo 2 acquisti probabilmente ancora, non so ancora, 2 o 3 massimo, 2, però poi il resto rimane il gruppo, questo qua che mi ha dato comunque soddisfazioni, che ho visto, insomma, che sta crescendo, quindi sono tranquillo, insomma, non metto grande pressione alla società, questo che voglio dire, perché è chiaro che Delicarri sa che poi comunque ci dobbiamo aiutare tutti quanti, insomma, no? Conto per Firenze Blasi? Emanuele sta bene, adesso c'è un'altra settimana, sta bene, però adesso vediamo, insomma, ancora un'altra settimana. Cioè, tu comunque vorresti i giocatori chiesti da te, l'importante che arrivino, anche se arrivano a fine gennaio, comunque vorresti questi 2 elementi già nei prossimi 10 giorni squadra? Ma io ti ho detto, prima arrivano, probabilmente è meglio, è proprio per lavorare con tutti quanti, insomma, e cominciare a puntare su un gruppo che uno sa e ci va fino a maggio, insomma, si gioca alla salvezza, quello che faranno tutte le squadre, è ovvio che credo che tutti gli allenatori vogliano magari i prima possibile i giocatori per poter poi conoscere immediatamente, cioè, cominciare ad inserirli o quantomeno nel gruppo, essere a disposizione, c'è chi arriva magari non sta bene fisicamente, ci sono tante situazioni che uno deve valutare, però ripeto, io non ho grossi problemi in questo momento, io ragiono più con la squadra che ho in questo momento, poi il resto quando arrivano per me non è un problema, cioè ho fiducia molto in questa squadra, in questi ragazzi che ho adesso, insomma, tra l'altro. Con la Fiorentina confermi la squadra che ha giocato? Vabbè, vediamo, sembra un po', sì, mi sembra già molto presto, insomma, sì, in linea di massima, insomma, la squadra che ha fatto bene con Catania, ripeto, è piaciuta, insomma, però ogni settimana, insomma, ci sono, durante gli allenamenti, una settimana, c'è sempre qualcosa di nuovo, magari vedi qualcuno che cresce di più, come Selic, che per esempio nessuno magari poteva immaginare, sì, è vero che mancava Vukosic in quel momento, però Selic era in lotta per un posto, anche se Vukosic ci stava bene, insomma, per cui insomma, è bene che a me piace vedere i giocatori che in campo, cioè, ci sia grande rivalità, seria, insomma, una rivalità, insomma, senza chissà che cosa, però che lottime che alzano il livello dell'allenamento. Sul ruolo senta qualche dubbio, ha chiesto di giocare esterno, per esempio, non secondo punto. Non ha chiesto niente, lui è stato professionalmente ineccepibile, lui ha lavorato durante la settimana in quella posizione dove l'ho messo e dopo ha fatto una buona partita, insomma, secondo me ha le caratteristiche per poter fare una buona seconda punta, perché è veloce, è tecnico, insomma, anche è uno pure, e a volte poi ha lavorato bene anche come voglio, si sacrifica e lavora bene anche per la squadra nella fase difensiva come attaccante, insomma, quello che chiede un po' a tutti quanti e tutta la squadra, no? Quello che sembra che è la mentalità che uno deve avere per salvarsi, cioè, tutti lavoriamo in fase difensiva e tutti lavoriamo nella fase offensiva cercando di creare più occasioni possibili, però deve essere un blocco granitico la squadra in tutti e due sensi, in tutte e due le fasi, per cui lui si è integrato subito bene, insomma, nonostante giocasse poco, insomma, anche con me, no?
era entrato a Milano, era entrato da esterno. Milano era entrato da esterno, al posto dei Weiss, insomma, tempo, però aveva rivalizzato. Caprari è un giocatore che tieni in considerazione, l'hai visto un pochino scarico. No, non l'ho visto scarico. Gli è successo in nazionale, e lui un paio di volte ha risposto male, comunque ha discusso con Evani nel 19, Sacchi l'ha punito fino al 31 dicembre non convocandolo più. Ecco, con te come si sta comportando no. Nel futuro, se lo vedi un giocatore ancora motivato per questa squadra o credi che possa essere utile anche in qualche operazione di mercato? Se vogliamo, già c'è scritto, già ci sono delle possibilità di Caprari, perché l'Udinese ha chiesto qualcosa per il discorso di Barreto, questo tutto, ripeto, considerazioni, valutazioni che facciamo con, non lo posso dire insomma a livello di opinione di stampa, insomma posso dire quello che noi crediamo. Sul ragazzo posso dire che se comunque con me il comportamento è ottimo, insomma è ineccepibile, insomma si allena bene, ha i suoi difetti da migliorare, il ragazzino di 19 anni, perciò insomma bisogna, io di quello che è stato prima non mi interessa il fatto di Sacchi è chiaro che è una cosa, probabilmente deve migliorare anche lui, deve crescere come ragazzo, cioè la maturazione passa il carattere, però ha detto Zanon l'ultima conferenza stampa, cioè che ha detto Zanon, che non l'ho sentito, è un grande talento, ha detto che Caprari è un grande talento, però Caprari si abbatte facilmente, dovrebbe sì. Mettersi un po' più a disposizione del gruppo, certo, sì no, ma sicuramente questo qui è vero, è un ragazzo che è giovane, che però bisogna insomma non dargli subito la croce addosso, perché altrimenti li perdi, c'ha delle qualità veramente incredibili, questo come giocatore. Visto sul mercato si era parlato anche negli ultimi giorni anche di questo ipotetico sondaggio del Pescara per Caraio, però sta seguendo anche il Catania. È un giocatore che a te piace come caratteristiche o sono soltanto una delle tante trattative che vengono fatte e poi abbandonate? No, sono delle trattative che vengono fatte, non che sono abbandonate, o verranno abbandonate o non verranno abbandonate, questo non lo so, vedremo. È un giocatore che può fare comodo anche lui, sicuramente è un giocatore che può, con delle caratteristiche che vanno bene per la squadra. Noi stiamo seguendo, se si seguono, giocatori che menti, cioè io do le caratteristiche ovviamente dei giocatori, li vedo con la traccia in linea di massima e poi dopo io chi mi mette la società a disposizione alleno, insomma, ovviamente. No? Due cose, appena sulla Fiorentina, sì. Molti dicono che sia la vera novità del campionato, nel senso la squadra che è molto bene a calcio, riesce a fare bene anche la fase difensiva, anche senza interditori di ruolo. Sì. Lo sapete, se secondo te effettivamente è così. E la seconda è, malgrado qualche risultato, mi sembra che a livello di opinione pubblica voi siete ancora molto poco considerati nella lotta per la salvezza, cioè vi continuano a dare retrocessi tranquilli, una cosa vuoi neanche partecipare, tutto sommato. Questo ti dà un po' fastidio, tutto sommato ti va bene così? Allora, parto da questa domanda qui, non mi dà fastidio assolutamente, ma continuassero a pensare che il Pescara è la prima delle retrocesse in Serie A, che a me va tutto bene. Io, la Gazzetta si è ricreduta, Io devo essere dato sincero, 6, io devo essere sincero, non mi interessa poco di quello che fanno, di quello che la stampa insomma valuta nei confronti di questa squadra qui. Io penso solo a me stesso, sono molto concentrato sul lavoro che devo fare con i miei ragazzi e non guardo tanto quello che c'è intorno, che ci danno, se ci danno anche retrocessi non c'è nessun problema, anzi credo che questa debba essere una forza pure per i ragazzi, per tirar fuori un po' veramente quell'orgoglio che sta dentro qualcuno di noi, insomma, perché che deve stare, insomma, che ci deve avere un ragazzo, un giocatore, no? Quando ti danno retrocesso che non hai molta stima da parte degli altri. Noi invece vogliamo essere una squadra che da adesso in poi, e abbiamo già cominciato dall'inizio, almeno per quanto mi riguarda la mia gestione, vogliamo dar fastidio insomma un po' a tutti. Vorremmo anche cercare di prendere qualche punto, proprio tornando al discorso di partite importanti come sono adesso Firenze, Inter, Fiorentina, Inter e tante altre squadre importanti, di prendere anche dei punti, cominciare anche a prenderli, perché comunque dobbiamo, insomma, nel campionato lo dobbiamo fare, insomma. Cioè, credo che ci sta nelle nostre corde, sicuramente devi fare una partita importante, adesso parliamo di Firenze, devi fare una partita dove non sbagli nulla, perché però ci sono le partite così, quindi perché dobbiamo andare a Firenze con la paura che giochi contro una squadra? Adesso torno al discorso di Pierpaolo, che è una squadra che effettivamente sì, è una, secondo me è la sorpresa, che l'ho nominata, credo, la sorpresa del campionato, insomma, credo insieme alla Lazio, ecco, perché gioca bene, e Montella fa un po' il tipo del gioco, insomma, che segue un po' lo stile, la mentalità della Spagna, no? di questa squadra importante come il Barcellona, giocano con molti giocatori di qualità.
riescono a fare la fase difensiva bene perché comunque lavorano tutti quanti insieme, però hanno anche loro i punti deboli, se si può giocare, insomma hanno fatto anche loro delle partite in casa o comunque fuori quest'anno che hanno sbagliato, per cui bisogna cercare di, no? Di... giusto? Luciano, scusate, sì. Di Cascione, ma torna a pieno titolo assieme agli altri, sì. Per giocare su un posto da titolare, cioè, ha avuto qualche problema prima? Sì, lui ha avuto qualche problema fisico, insomma, Emanuele, per me non c'è problema, un ragazzo come gli altri, insomma, è il capitano della squadra, però insomma, anche lui torna e si mette a disposizione dell'allenatore, insomma, come devono fare tutti quanti i giocatori, cioè qua... Credo che non ci debba essere nessuna prima donna, ma tanti ragazzi che tutti per il loro mettono, sono dei leader, possono mettere qualche cosa in più sempre nella squadra per cercare di portare per dare il loro apporto a questa salvezza che alla fine poi dopo fa bene per tutti quanti, chi gioca meno, chi gioca di più, senza pensare di essere uno che ha dei diritti particolari, nessuno, parlo in generale io questo, quindi... Anche Emanuele è molto disponibile, quindi adesso si è ripreso ad allenarsi bene, insomma, quindi anche lui, come gli altri. L'ultima, Marco Tardini. Nel senso che si fanno, in relazione al possibile attaccato, si fanno tanti nomi che avrebbero comunque caratteristiche diverse. Volevo sapere se a lei comunque andrà bene qualsiasi tipo di giocatore oppure se ha preferenze per caratteristiche particolari, cioè che caratteristiche deve avere l'attaccante? Le caratteristiche sono quelle, ci sono giocatori, in linea di massima noi come attaccante abbiamo delle caratteristiche di un giocatore fisico, di un giocatore dinamico, adesso non ci gioca più nessuno con i giocatori statici, comunque che sia fisico ma che sia anche nello stesso tempo anche un giocatore che si muova là davanti, dinamico, per cui insomma... Le caratteristiche sono queste, lo conosce la società, sanno quelle che sono le mie idee, insomma, le mie esigenze. Le esigenze per questa squadra, per come uno vuole giocare. Insomma. Adesso ci gioco, adesso vedo che non ci gioca più nessuno con giocatori proprio statici là davanti. E quindi un giocatore che moderno di adesso. Non più con le seconde insomma, punte. Che sono, sì, non gioco più sì, con giocatori di movimento, con giocatori che sono statici ma che siano bravi anche poi. Saper tenere la palla, che insomma, credo che questa sia una cosa di ogni allenatore adesso in questo momento, il calcio di oggi, insomma.